Una riflessione letteraria di una nostra compaesana, molto brava, che io conosco da molti anni, e che si chiama Assunta Scorpiniti. Buonasera a tutti. Io sono qui per raccontarvi, per narrarvi dei flash di storie. La prima è di uno sguardo in un letto bianco, in cerca di un uomo in un letto bianco, in cerca di qualcosa a cui aggrapparsi quando tutto sembra sfuggire agli occhi e alle mani, al ricordo di una forza antica che il corpo straziato e immobile non riesce più a trovare. Eppure ne aveva negli anni in cui col fare del giorno iniziava il lavoro nei suoi campi, dedicandosi all'orto o a seconda delle stagioni alla vigna o agli uliveti, o faceva il seminato lavorando fino a spezzarsi la schiena. Ora nel letto bianco rivive le istantanee di quel tempo, aggravandosi a volte, a tal punto che il medico deve correre. Quel medico se lo sente come un figlio. Prova persino pudore, il pudore di un padre, quando deve visitarlo. I familiari si preoccupano moltissimo, ma non sanno spiegarsi come mai la gravità si attenua. Le carni si distendono, i dolori sono più sopportabili quando il medico arriva e gli parla come se non fosse un ammalato. Dal muretto del lungomare un altro sguardo scruta l'orizzonte. Con l'affezione che ci tengo, dice l'anziano pescatore, un mare me l'ha da guardare tutte le mattine, come mi levo. Gli anni ci sono e li porta sulle spalle, con mille acciacchi e tutte le fatiche di una vita in mare. I figli sono partiti, pure la salute se n'è andata, e a Cariati non c'è nemmeno l'ospedale, si lamenta. Meno male che finché me la sento, piano piano ci arrivo da Cataldo. Lo vedi, aggiunge, l'unnerumare non si riposa mai, ma tu lo devi conoscere, ci devi andare di intelligenza. Quel pescatore ogni giorno ha raccolto la sfida del mare, imprevedibile, spaventoso in tempesta, eppure generoso di pesce quando è calmo. Ora i pochi pescatori rimasti combattono con le leggi, la burocrazia e un mercato che non parte, e le mogli fanno come le formiche, mettendo quel che è possibile da parte quando si guadagna. C'è il passaggio a livello chiuso, sotto Piazza dei 500. Un uomo con le buste della Conad aspetta, avrà quasi 80 anni. Ancora non se la sente di uscire per le commissioni. D'altra parte, sua moglie, in uno stato, riesce a malapena a girare per casa. Aspetta solo che viene il medico, così può raccontargli i dolori del corpo e del cuore, con tutti i figli rimasti in Germania. Nell'attesa dietro le sbarre, quell'uomo pare che insegua con lo sguardo un pensiero lontano, forse di un altro treno, che da giovane lo aveva portato ad Hagen, in una fabbrica dove si lavora il ferro caldo, un luogo infernale, rumoroso, col fuoco che sbucava da tutte le parti, e la vigilia del primo Natale aveva dovuto lavorare duramente con i compagni italiani arrivati insieme a lui. Ma a fine turno lo chef, che era un tedesco, li ha chiamati in sala riunioni, dove c'erano dolci, caffè e perfino un albero di Natale. Un giradischi suonava. Il capo ha fatto il discorso, chi ci capiva una parola, ma loro hanno applaudito lo stesso e gli hanno stretto la mano. C'è una donna velata che attraversa la strada di Cariati, si chiama Mal. È arrivata da un po' di anni dal Marocco con il marito e i tre figli, ancora piccoli, che per fortuna vanno a scuola e le consentono di lavorare nelle famiglie. I primi tempi a non saper parlare era un problema per tutto quello che serviva. Quando si ammalavano però c'era un dottore bravo che capiva lo stesso come faceva, chissà. Ecco, vi ho detto un po' dell'umanità che abita la nostra Cariati. Sono eroi inconsapevoli
di un quotidiano tra i tanti migliaia, credo, che sono passati dallo studio medico di Via Firenze, lo studio di Cataldo Perri, un crocevia di volti e di storie che vi hanno sempre trovato cure, accoglienza e ascolto. Credo sia difficile poter dare un valore all'opera di un medico di famiglia in una comunità che vi ha fatto ricorso per 40 anni. Ancora di più difficile descrivere, definire, contenere in poche parole l'opera professionale di Cataldo. Vi ho visitato più come amico che come medico, diceva un grande medico, Giuseppe Moscati, attribuendo valore primario alla relazione umana. Ecco, credo che abbia avuto ragione, conoscendo Cataldo Perri e la sua convinzione che ogni persona è unica e che le sue caratteristiche sono irripetibili. Anche tra i vari protocolli, linee guida, sistemi sanitari che ha comunque rispettato, sempre col giusto equilibrio tra preparazione tecnica e umanità. Nei giorni scorsi abbiamo letto un post su Facebook in cui lui stesso si rivolgeva con tratti poetici all'oggetto simbolo, la sua borsa professionale, che l'ho accompagnato per tanti anni, fino al 30 dicembre scorso, ultimo giorno di lavoro prima del meritato pensionamento. Ci siamo recati spesso a casa degli ammalati per portare un sollievo al dolore, per alimentare una speranza. In quei momenti non abbiamo potuto fare altro che prenderci carico di una piccolissima parte di quella sofferenza, con uno sguardo, una parola di pietà. Fra poco sentirete meglio questo scritto che merita davvero di essere letto e ascoltato. Però vi dico, vi ho letto questo stralcio perché basterebbe questo per capire che Cataldo è stato un medico di cui fidarsi, ma soprattutto uomo tra gli uomini, un medico cui affidarsi, e lo posso testimoniare anche personalmente. Io ho accolto l'invito di Aldo Fortino di contribuire con questa riflessione all'evento di questa sera e mi sento anche orgogliosa di prendere parte a un'iniziativa di cultura, di solidarietà e di impegno sociale che vede la presenza tra gli altri di un grande artista, Klaus Besser, e di un sindaco che vengono dalla Germania, un paese verso cui noi cariatesi, grazie ai nostri emigrati, da tanti anni abbiamo gettato un ponte di amicizia. Ma sono particolarmente contenta di salutare il concerto di Cataldo Perri e lo Squintetto, incarnando, come mi rivolgo ad Aldo Fortino, come tu hai voluto, Aldo, un sentimento collettivo di gratitudine. Il grazie di una comunità al suo medico, che non è celebrativo. Caro Cataldo, stai tranquillo, tu sai che non è da me celebrare le persone, però in questo momento di riflessione è la semplice e sincera espressione di un sentimento condiviso. E a proposito di condivisione, devo dire che con Cataldo abbiamo condiviso tante cose, i nostri esordi negli anni Ottanta, in cui ci siamo spesso accompagnati, abbiamo condiviso piccole e grandi battaglie culturali. Cataldo è molto presente nei miei libri e sono anche orgogliosa di aver scritto la storia dei mitici trappers e della Beat Generation cariatese nel mio libro Cariati e la sua gente. Ecco, la gente è un'altra cosa che condividiamo, il sentimento per la gente del nostro paese. Credo che Aldo Fortino, con la sua sensibilità, mi abbia per tutto ciò affidato questo momento e lo ringrazio ad Aldo. Però era giusto, era davvero giusto e doveroso dire grazie a Cataldo Perri per quello che ha dato alla nostra comunità come medico ed essere fieri di quello che continuerà a dare al mondo come uomo e all'arte con la scrittura e la sua musica. La musica che risuona in questo teatro con i battiti del cuore. È vero, non si comanda il cuore, perché lo diceva anche una grande scienziata, Rita Levi-Montalcini, nei ragionamenti del cervello c'è la logica, ma nei ragionamenti del cuore ci sono le emozioni.
le emozioni che ci rendono umani e danno un senso alla nostra esistenza nel mondo. Proviamoci allora ad ascoltare il cuore, per noi, per chi amiamo, ma anche per il nostro paese, che ha solo bisogno di essere sinceramente amato. Per la Calabria e per l'Italia, devastate da soprusi e dalla corruzione, per i venti di guerra che hanno ripreso a soffiare sul mondo. Proviamo a scoprire, come sembra dirci questa serata, che il bello c'è, esiste, dobbiamo solo cercarlo. Partiamo da qui, coltivando la speranza di poter migliorare il mondo intero. Quella speranza che, come ha scritto Cataldo in quella sua nota di cui vi dicevo, quella speranza che anche nel dolore più profondo fa vedere un po' di luce. E allora chiudo questa mia riflessione con i versi del grande poeta indiano Rabindranath Tagore, che dice così: ogni alba porta un nuovo giorno, lavando con la luce della speranza le macchie e la polvere dello spirito, vuoto di ogni giorno passato. Il cuore non ubbidisce, diffonde luce dagli occhi. Nella vita non c'è speranza di evitare il dolore, che tu possa trovare nell'anima la forza di sopportarlo. Non sai che nell'andare e il venire camminano sulla stessa strada? Vi ringrazio. Grazie. Grazie ad Assunta Scorfinetti, grazie.